Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Lamezia Terme, ci parli di questo nuovo progetto Lamezia prima di tutto. Lamezia prima di tutto nasce dall'esigenza di rappresentare il comprensorio lametino e di valorizzare il comprensorio lametino. Ci rendiamo conto che c'è un vuoto purtroppo politico territoriale, ci rendiamo conto purtroppo che le dinamiche e i bisogni dei cittadini che riguardano il territorio purtroppo sono usciti da fuori dall'agenda politica. Allora ci siamo riuniti due consiglieri comunali della città di Lamezia Terme e abbiamo pensato che la valorizzazione della città di Lamezia Terme e il potenziamento dell'area del circondario lametino deve essere fra le priorità nella nostra agenda politica. E allora abbiamo costituito questo gruppo consiliare che si chiama Lamezia prima di tutto e abbiamo fatto nascere l'associazione che è rappresentata da noi consiglieri comunali, ma da un sacco di gente che vede di buon occhio questo nostro progetto. Quindi un progetto che parte da Lamezia per poi coinvolgere tutta l'area del lametino. Lamezia prima di tutto probabilmente è riduttivo come termine o come slogan, perché noi da statuto ci chiamiamo Lamezia prima di tutto valorizzazione dei comuni del comprensorio. Chiaramente l'obiettivo è quello di creare una forte sinergia fra i comuni, cercando di realizzare l'area, un'area quasi metropolitana, che è l'area del Lametino, perché noi riteniamo che la città di Lamezia Terme e il comprensorio del Lametino possono essere diciamo competitivi in ambito regionale soltanto se si mettono in rete, possono essere competitivi anche a livello nazionale nel momento in cui c'è una forte sinergia, si eliminano le barriere geografiche dei comuni e si lavora su tutti i tavoli in sinergia. Tutti i comuni, i sindaci del comprensorio devono avere le stesse finalità, gli stessi obiettivi. Questo per noi è fondamentale per la crescita di tutto l'Interland lametino. Uno dei nostri obiettivi poi è quello chiaramente di mettere in rete anche gli amministratori locali dei comuni del comprensorio, perché da qui poi vogliamo far nascere il progetto Calabria prima di tutto, che deve vedere protagonisti i calabresi e in questo caso Lamezia prima di tutto deve vedere protagonisti i lametini. Quindi tutti i comuni del comprensorio inizieremo a fare diciamo una serie di assemblee, anche invitando i sindaci, invitando i presidenti dei consigli comunali o comunque gli amministratori dei comuni del comprensorio, perché vogliamo creare una reale e forte sinergia fra amministratori. E questo è un invito che facciamo, noi invitiamo gli amministratori dei comuni limitrofi a diciamo collaborare, a guardare insomma questo progetto, perché è un progetto civico, è un progetto di respiro territoriale e c'è un forte bisogno di ritornare al territorio. La politica deve pensare al territorio, i massimi sistemi purtroppo non stanno portando troppo utile o tanto utile al territorio. Basta guardare le città dei nostri comuni come le città o comunque i nostri comuni come sono ridotti, e invece noi vogliamo fare una politica dal basso, dal territorio, per poi potenziare l'area geografica del Lametino e della Calabria per poter dialogare ad alti livelli per ovviamente ottenere dei risultati per i nostri cittadini.